Eccoci qua. Allora, oggi volevo continuare a parlare un po' della storia della vita del Baal Shem Tov, per poi passare a leggere un testo sempre dalle storie del Baal Shem Tov di Agnon e cercare di analizzare che cos'era la Tefillah per il Baal Shem Tov. Allora, iniziamo dalla vita. E i genitori di Baal Shem Tov ebbero questo regalo, questo bambino in tardissima età. E è scritto che ebbero questo figlio, nonostante l'età avanzata, e per il fatto che avevano compiuto la mitzvah dell'Achnasat Orchim, cioè dell'ospitalità, in maniera perfetta. Erano proprio famosi per la loro accoglienza, per la loro gentilezza, accoglievano appunto le persone più lontane, le persone più in difficoltà, eccetera. Però quando Israele nacque, passarono pochi anni, aveva un anno e mezzo circa, e il papà morì. Poco dopo morì anche la mamma, quindi lui a circa 3 anni, era rimasto orfano. Quindi la comunità si occupava di lui, cercava di mandarlo a scuola, ma lui spesso fuggiva nei boschi. Fuggiva nei boschi per parlare con HaKadosh Baruch Hu, e questo è un concetto che ritroveremo anche più avanti nella sua vita. E dopodiché diventò aiuto del maestro e si occupava di accompagnare i bambini a scuola, di accompagnarli nel Bet HaKnesset, nel Tempio. E poi diventò anche custode e spazzino nella casa di studio e nella sinagoga, nel Bet HaKnesset. Quando le persone erano presenti lì, dormiva o faceva finta di dormire, perché abbiamo detto che c'era questa componente dell'essere in un certo senso lo tzadik nistar, il giusto nascosto, di avere delle qualità enormi, ma di non volerle rivelare, almeno per un certo periodo. E invece di notte, per l'appunto, studiava i testi più complicati, più esoterici, più, come dire, che erano dedicati solo a un piccolo gruppo di persone. Lui riusciva a leggere, anche se apparentemente sembrava solamente il custode, solamente lo spazzino. A 17 anni si sposa, anche se in realtà il fratello della sua futura sposa non era completamente d'accordo, perché appunto non voleva che la sorella si sposasse con un uomo che sembrava così umile, così semplice, quasi illetterato in un certo senso, ma alla fine la moglie insiste, loro vivono insieme e aprono una locanda. La moglie si occupava in particolare di questa locanda, lui invece passava le giornate, come abbiamo detto, nei boschi a studiare, avere un contatto con HaKadosh Baruch Hu, e in questi anni proprio fonda le basi per il suo futuro movimento, il movimento del hasidismo, di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Ora vediamo di capire che significa che lui passava le giornate nei boschi quando era bambino perché non voleva andare a scuola, durante gli anni in cui, i primi anni di matrimonio, quando ancora non si era rivelato, e mentre la moglie si occupava della locanda. Che significa che passa le giornate nei boschi a parlare con HaKadosh Baruch Hu? Questo è un punto fondamentale che lui manterrà e porterà avanti nel suo movimento, e che sarà di insegnamento per tutti i gruppi hassidici che verranno dopo di lui. La tefillah per il Baal Shem Tov poteva avere due aspetti fondamentali. Da una parte troviamo la tefillah, che era una tefillah individuale, che possiamo chiamare anche itbodedut, ossia meditazione. Era un momento in cui lui trovava la possibilità di essere da solo, faccia a faccia con HaKadosh Baruch Hu, e di parlare faccia a faccia, cuore a cuore, a cuore aperto con HaKadosh Baruch Hu, e dedicare un tempo per parlare con HaKadosh Baruch Hu, anche nella lingua, come dire, spontanea, non per forza seguendo un ordine particolare, seguendo un formulario, seguendo l'ebraico, la Lashon HaKodesh, ma semplicemente avere un contatto con HaKadosh Baruch Hu, perché ovviamente noi sappiamo che i Korbanot e la Tefillah sono un modo proprio per stabilire un legame con HaKadosh Baruch Hu.
I sacrifici da una parte vengono proprio, il termine corban viene proprio dal termine karov, che vuol dire vicino. Perché? Perché bruciando questi animali, facendo questi sacrifici, quando c'era il Beit HaMikdash ci si avvicinava a Kadosh Baruch Hu. Poi, con l'inserimento della tefillah, stessa cosa, quelle nostre tefillot che sono appunto in corrispondenza dei sacrifici sono proprio per stabilire un legame con Akadosh Baruch Hu. È vero che la tefillah che noi facciamo sul Siddur è una tefillah strutturata che spesso perde di spontaneità e quindi appunto il Baal Shem Tov ci insegna, in realtà non è stato il primo, ma riporta questa grande impostazione che era quella di parlare faccia a faccia con Akadosh Baruch Hu anche delle cose più piccole, chiedere aiuto. Semplicemente aprirsi e stabilire un legame. Questo è il senso più semplice, più immediato della tefillah che noi impariamo proprio dal grande maestro. Ora vediamo il testo. Il testo invece ci parla di un altro tipo di tefillah che era comunque fondamentale per il Baal Shem Tov, che era la tefillah invece fatta insieme con il Minyan, fatta con un gruppo di ebrei. E vediamo perché era così importante anche la tefillah fatta tutti insieme. Leggo. Il nostro santo rabbino Baal Shem Tov, la sua anima riposa in cielo, usava prolungare per diverse ore la preghiera delle 18 benedizioni. L'Amidah. Qua si fa riferimento all'Amidah, che è la tefillah fondamentale è la parte fondamentale di ogni tefillah. E lui, di solito questa parte non dura più di tanto, e lui invece faceva durare la tefillah delle 18 benedizioni diverse ore, qua viene detto. Le persone che pregavano con lui nel Beit HaMidrash non riuscivano ad aspettare fino alla fine della sua preghiera, perché da tempo avevano già finito di leggere la parte dell'Amidah e poi andavano via, mentre lui metteva concentrazione per ogni parola, metteva un'intenzione, una kavannah particolare in ogni parola dell'Amidah. Avevano fame e perciò, quando avevano finito di pregare, andavano a casa a rifocillarsi un po'. Tornati nel Beit HaMidrash, trovavano il Baal Shem Tov sempre immerso nella preghiera delle 18 benedizioni, quindi loro facevano in tempo a tornare a casa, ritornavano di nuovo nel Beit HaKnesset e comunque trovavano il Baal Shem Tov che stava continuando, che ancora non aveva terminato la sua recitazione dell'Amidah. Però i grandi rabbini hasidici, i santi compagni del Baal Shem Tov, non rincasavano ed aspettavano delle ore sino a che avesse terminato di pregare. Quindi alcuni invece rimanevano lì e aspettavano il Baal Shem Tov, anche loro mettevano una concentrazione particolare in ogni parola e aspettavano fino alla fine. Avvenne però una volta che anche i suoi santi compagni si sentissero molto deboli e dovessero, loro malgrado, rincasare per rifocillarsi un po'. Avevano calcolato, secondo la loro esperienza, che quando sarebbero tornati al Beit HaMidrash, il Baal Shem Tov sarebbe stato ancora immerso a lungo nella preghiera. Quindi dicono: non è un problema, anche se noi torniamo a casa, poi torneremo di nuovo nel Beit HaKnesset. E comunque pensavano: il Baal Shem Tov starà ancora lì, perché di solito ci mette un certo tot di tempo, e quindi potremo comunque aspettare il termine della sua tefillah. Essi si erano assentati per breve tempo e si meravigliarono perciò quando, tornati al Beit HaMidrash, videro che il Baal Shem Tov aveva già terminato di recitare le preghiere. Quindi, in quel preciso giorno, invece, non avvenne quello che loro avevano previsto, perché tornano nel Beit HaKnesset e invece il Baal Shem Tov ha già finito la recitazione della sua Amidah. Il maestro aveva instaurato l'usanza che i suoi compagni lo interrogassero sempre su ogni cosa straordinaria che avessero notato in lui. Quindi subito i suoi alunni gli chiedono: ma com'è possibile? Come mai oggi la recitazione dell'Amidah è durata di meno? Quando gli chiesero spiegazione di questo fatto, egli rispose così: figli miei, vi racconterò una parabola. Molti uomini stavano vicino ad un grande albero.
C'era tra loro una persona dall'occhio acuto che vide sulla cima dell'albero un uccello meraviglioso che nessun altro aveva notato. Quell'uomo bramava talmente raggiungere quell'uccello e catturarlo che non poteva allontanarsi dall'albero. Non poteva però arrampicarsi così in alto e non c'era una scala con la quale salirvi. Il suo desiderio era così forte che pensò di radunare gli altri uomini, i quali, mettendosi uno sulle spalle dell'altro, gli permettessero di salire fino a raggiungere l'uccello. Così quegli uomini l'avevano aiutato, pur non sapendo nulla dell'uccello. Egli infatti non avrebbe potuto prenderlo senza il loro aiuto. Ma vi dirò di più. Quando quell'uomo stava sopra gli altri, se quello che stava più in basso si fosse mosso per andarsene, allora tutti sarebbero caduti. E colui che voleva prendere l'uccello non solo non ci sarebbe riuscito, ma sarebbe caduto e si sarebbe rotto l'osso del collo. Che sta dicendo qua Barcento? Sta facendo un esempio, sta portando una parabola, un mashal. Sta dicendo, sta raccontando il fatto che c'erano tanti uomini che volevano, c'era un uomo in particolare che voleva salire in alto sull'albero a prendere un uccello particolare e non riusciva perché non aveva una scala abbastanza alta. E allora che cosa fa? Chiede ad altri uomini un aiuto. Si mettono uno sulle spalle dell'altro. E quindi solo in questo modo riescono ad arrivare a questo uccello. E la persona che l'aveva visto, la prima persona di cui abbiamo parlato, era l'unica che aveva visto l'uccello. E le altre persone che erano sotto in realtà non sapevano neanche che la prima persona voleva raggiungere quell'uccello, però avevano sentito che gli era stato chiesto un aiuto ed erano andati in soccorso. Si erano messi uno sulle spalle dell'altro e così il primo personaggio di cui stiamo parlando era riuscito a prendere questo uccello. E il Baal Shem Tov dice: se uno di quegli uomini che stavano invece sotto si fosse mosso, il primo assolutamente non sarebbe riuscito a prendere niente, anzi, sarebbero caduti tutti. Che cosa ci insegna questo racconto? Che cosa ci insegna questo mashal? Continua il Baal Shem Tov e dice: così, quando io recito le 18 benedizioni, tutti i mondi mi si rivelano, ed anche il palazzo del Mashiach, chiamato dallo Zohar, il linguaggio cabalistico, il nido d'uccello. Quindi lui dice, quando io faccio come al solito la mia tefillah, la mia amidah con così tanta concentrazione, io è come se sto per arrivare a prendere e ad osservare questo nido d'uccello, che sarebbe la rivelazione del Mashiach, che arriverà quando ci sarà la redenzione finale. E però dice, il mio desiderio ardente è di arrivarci. Di solito quando faccio questa tefillah così lunga e concentrata, se voi state con me durante la preghiera, io vi metto uno sull'altro e salgo grazie a voi, sempre più in alto, fino ad arrivarci e compiere ciò che devo fare. Quindi dice, come faccio io ad arrivare a questo livello di spiritualità, tanto da poter arrivare a questa rivelazione, che è la rivelazione del Mashiach, solo grazie a voi, solo grazie alla vostra forza, solo grazie alla forza degli alunni, il Baal Shem Tov riusciva ad arrivare a questo livello di spiritualità durante la tefillah. Tutto dipende dunque da voi che mi attorniate quando recito le 18 benedizioni nel Beit HaMidrash, nella casa di studio, anche se non sapete niente di quanto ora vi dico. Quindi in realtà erano persone magari più semplici sicuramente del Baal Shem Tov, che non sapevano di questa rivelazione, ma che comunque inconsciamente aiutavano ed erano fondamentali per il raggiungimento di tale rivelazione. Ma oggi, quando mi avete lasciato per andare a casa, è successo che anche io, che stavo su di voi, sono caduto da quelle altezze. Quindi anche il Baal Shem Tov, senza la forza del suo gruppo, senza la forza dei suoi alunni, non ce la fa. Non aveva perciò senso che continuassi a pregare ed ho smesso. Che cosa capiamo da questa storia? Uno, che ovviamente non solo la tefillah individuale è importante, ma anche la tefillah fatta con minyan e strutturata è comunque di grandissima importanza, ma anche viene fuori un altro concetto importante. Viene fuori quello che è il ruolo dello tzaddik, il ruolo del maestro. Il ruolo del maestro. Lo tzaddik non ha ragion d'essere se non c'è un popolo che lo supporta.
Lo tzaddik è per il popolo e il popolo è per lo tzaddik. È lui che è a servizio del popolo, ma se non c'è un popolo che è pronto ad aiutare, che è pronto ad ascoltare, che è pronto a domandare, allora neanche il lavoro dello tzaddik ha un senso. Se ci pensiamo, ovviamente qua ritorna in mente l'episodio della Tefillah che fa Moshe Rabbeinu dopo il peccato del vitello d'oro. Perché che cosa succede in quel caso? Moshe Rabbeinu, fino a quasi a svenire, a perdere la vita, fa una tefillah con tutto il suo cuore per chiedere il perdono del popolo, perché HaKadosh Baruch Hu, dopo il peccato del vitello d'oro, voleva distruggere il popolo ebraico. E a un certo punto HaKadosh Baruch Hu gli dice: io non voglio perdonare il popolo, ma li distruggerò, ma da te farò nascere un grande popolo. E allora che cosa risponde Moshe Rabbeinu? E questa è la forza dello tzaddik, che qua vediamo chiara anche con il Baal Shem Tov. Moshe Rabbeinu risponde: se tu non perdonerai il popolo, cancellami dal tuo libro. Io non posso esistere se non esiste il popolo. Io soffro con il popolo, gioisco con il popolo. Se il popolo viene punito, anche io sono punito inconsciamente. Perché? Perché vuol dire che non sono stato veramente in grado di insegnar loro come comportarsi. Quindi se loro vengono puniti, anche io vengo punito. Se loro non mi danno un aiuto nella rivelazione, dice Baal Shem Tov, della tefillah più alta, io non posso farlo da solo. Il popolo e lo tzaddik sono un'unica cosa. E questo è il grande amore dello tzaddik, che poi è il grande amore che impara da HaKadosh Baruch Hu stesso, perché è HaKadosh Baruch Hu stesso che ha il più grande amore nei confronti del popolo. E da questo amore anche lo tzaddik impara qual è il legame che deve avere con il popolo ebraico. E questo lo impariamo da Baal Shem Tov e lo impariamo da Moshe Rabbeinu.